Questo è il primo forum sull'economia circolare. Abbiamo anticipato di una settimana il Sole 24 Ore che a Milano farà un evento simile. Sapete che l'economia circolare è un modo di vedere l'economia diversa che mette al centro il riciclo, le energie rinnovabili, la qualità della vita e quindi il piano strategico metropolitano che è un comune denominatore di tutti questi argomenti, diciamo, si sposa perfettamente con le finalità del forum. Consigliere Cascone, il Consiglio metropolitano ha approvato le linee programmatiche per quanto riguarda il piano strategico della città metropolitana, importanti provvedimenti a favore dell'ambiente e del territorio. Sì, nella seduta di ieri penso che il Consiglio metropolitano abbia segnato un punto importantissimo per lo sviluppo di tutti i territori della città metropolitana, perché oltre alle approvazioni delle linee guida del piano strategico abbiamo approvato delle misure fondamentali per aiutare i comuni a sostenere lo sviluppo e a sostenere anche la crescita che i territori pretendono a ragione. Una grande collaborazione istituzionale, una collaborazione col territorio, quindi inizia una fase nuova per la stesura del piano strategico, per la collaborazione con il territorio. Sì, la città metropolitana di Napoli credo che rappresenti un esempio di come la politica, quando lavora nell'interesse dei territori, riesce a produrre dei risultati intelligenti ed importanti per lo sviluppo dei territori stessi. Tutto il Consiglio metropolitano, ovviamente con le dovute eccezioni, ha approvato all'unanimità degli interventi importanti per l'edilizia scolastica, per la viabilità, per le strade provinciali, ex strade provinciali, ma soprattutto per l'ambiente. Abbiamo creato delle misure per aiutare i comuni a creare nuovi centri di raccolta o ad adeguare quelli esistenti, quindi le isole ecologiche, attrezzature in genere, per creare dei centri di movimentazione soltanto di materiali nobili, soprattutto RAE ed ingombranti che oggi in provincia di Napoli hanno delle difficoltà ad essere smistati. E in più altri 8 milioni e mezzo di euro sono stati destinati all'acquisto di spazzatrici, di automezzi, di materiale per migliorare la raccolta differenziata, perché purtroppo la filiera rifiuti in Regione Campania da troppi anni merita un piano che abbia una lungimiranza. L'ultima cosa, i comuni saranno chiamati anche a progettare, questa è una novità. Sì, i comuni saranno chiamati a progettare, lo scopo di questo convegno è anche questo, sensibilizzare i comuni e fargli capire che avranno la possibilità e quindi si devono organizzare di intercettare dei finanziamenti importanti messi a disposizione da un accordo istituzionale fatto dall'ANCI con il governo nazionale che ci ha liberato l'avanzo di amministrazione che prima era vincolato, oggi è libero, quindi la città metropolitana metterà a disposizione dei comuni per il piano strategico 434 milioni di euro che credo siano un'opportunità unica da cogliere. Quindi veramente i comuni devono considerarci come degli interlocutori che saranno attenti alle loro istanze e alle loro esigenze. Stiamo parlando di un piano strategico che riguarda un territorio di 92 comuni, in cui ci sono le vere e proprie medie città italiane, quali Giugliano, La Ricca, Sant'Antimo e così via, e abbiamo soprattutto, diciamo, un insieme di aree che hanno caratteristiche particolarmente diverse tra di loro e rappresentano un tutt'uno soltanto per quanto riguarda, diciamo, l'idea geografica di appartenenza. Si parla di ambiente, si parla di un piano strategico oggi qui a Napoli e i dati della differenziata, insomma, sono ancora in crescita, cioè ancora devono crescere. Cosa si sta facendo per la differenziata? Diciamo che per fortuna sono in crescita oramai costante negli anni, siamo al 38%, ricordiamo che siamo partiti dal 24% solamente nel 2013-2014, quindi per una città grande come Napoli, 1 milione di abitanti, significa una crescita importante rispetto ai numeri. Raccogliamo oramai circa 180.000 tonnellate di raccolta differenziata ed appunto andiamo al tema anche dell'incontro di oggi. Servono sempre più finanziamenti per gli impiantisti e la raccolta differenziata. Noi abbiamo presentato dei progetti addirittura di impianti di prelavorazione, ma su questo la cura deve essere importante, così come deve essere importante la cura per l'igiene generale del territorio, e quindi anche un finanziamento come quello sulle spazzatrici va a chiudere comunque un ciclo importante, perché bisogna fare la differenziata, tenere le città pulite e invogliare quindi i cittadini anche a fare sempre di più. Siamo consapevoli dell'importanza di investire e di investire il piano strategico della città metropolitana di Napoli. Ne siamo consapevoli perché se riteniamo che i processi di governance, di
riguardano come i cittadini si organizzano collettivamente per far fronte alle necessità sociali, per migliorare la qualità della comunità, utilizzando il governo come strumento. È altrettanto vero che siamo consapevoli che soprattutto nelle città e nelle aree urbane dei paesi sviluppati il governo delle città o le strutture del governo delle città hanno una grandissima difficoltà a fare fronte alla complessità del mondo che abbiamo di fronte. Un processo importante è che il sindaco metropolitano ha voluto arricchire destinando 440 milioni di avanzo libero che abbiamo a disposizione per finanziare i progetti della città metropolitana di Napoli. È ovvio che oggi parliamo di ambiente, uno dei capitoli importanti del piano strategico sarà l'ambiente. Tanto è vero che ieri in Consiglio metropolitano abbiamo già appostato 32 milioni di euro a supporto di operazioni collegate direttamente all'ambiente. Quindi diciamo è già una prima tranche rispetto a quello che faremo nei prossimi 3 anni.